Ragazzi, ciao. Oggi volevo presentare una lampada che ho preso su Gearbest, il solito sito cinese di attrezzature. È una lampada carina, l'ho già aperta, si può vedere. Vediamo un attimo com'è fatta. Dunque, è un cilindro, in questo modo. Contiene al suo interno una batteria al litio ricaricabile da, se non ricordo male, 2600 mAh, dovrebbe essere scritto qui da qualche parte. È a prova d'acqua, quindi resiste anche all'immersione proprio diretta in acqua e fa anche da batteria di recupero per ricaricare un telefonino o un altro apparecchio che possa essere ricaricato tramite USB. Praticamente qui c'è un tappo. Questo tappo in fondo è dotato di una O-ring che appunto fa tenuta e quindi impedisce all'acqua di entrare, e ci sono le classiche due prese USB mini e quella normale. Quindi da una si ricarica la batteria interna, dall'altra si ricarica un'altra apparecchiatura. Detto questo, allora possiamo vedere che non so se chiamarli contorni, comunque questa parte sono sfaccettate, quindi praticamente appoggiandola su un piano è più difficile che rotoli via. È dotata di un anellino da questa parte per poterla appendere, e qui c'è una piccola feritoia dove si può far passare un laccetto. Io adesso ho messo un cordino, si potrebbe però mettere uno di quei laccetti che per esempio hanno le macchine fotografiche per non perderle. Questa cosa è utile per dire per potersela mettere al collo e quindi avere le mani libere e utilizzarla. Allora, me la tolgo un attimo, quindi si accende con un pulsante qua di sopra e ha diverse tonalità di luce e di funzioni. Quindi abbiamo luce base, luce intensa, luce rossa fissa, luce rossa lampeggiante e luce rossa che fa il segnale Morse di SOS. Premendo un'altra volta la lampada si spegne. Non so se si riesce a vedere, qui c'è un piccolo LED blu, al buio si vede bene. Il numero di lampeggi che fa questo LED blu che è all'interno della lampada indica quanto è carica la batteria interna, quindi 4 volte, se non ricordo male, la batteria è completamente carica, 3 al 75%, 2 al 50%, 1 al 25%. Dopodiché la lampada si spegne e si mette in stand-by. Che altro si può dire? Il pulsante qui è di plastica, morbido, comunque anche lui fatto per fare in modo che non passi l'acqua. Ecco, mancano le durate, ma no, vediamo. Le durate della batteria, quindi con la luce la più bassa, la durata, quindi diciamo qui dice il 10% come si chiama, della potenza, la durata della batteria sono 60 ore. La seconda tonalità di luce bianca 8 ore, la luce rossa fissa 15 ore, la luce rossa lampeggiante 31 ore, la luce rossa praticamente quella che fa l'SOS 31 ore, tempo di ricarica circa 5 ore. Come avevo detto, allora la batteria interna è da 2600 mAh, quindi diciamo che riesce a caricare, dipende dal telefonino. Comunque, cioè, allora, se dentro nel telefonino c'è una batteria da 2600 ampere,
questa lo riesce a caricare più o meno da zero a completa una volta. Se è semicarico, ovviamente, cioè diviso per due, potrebbe ricaricarlo al 100% due volte. Se dentro il telefonino o all'apparecchio da ricaricare c'è una batteria più una potenza superiore, ovviamente questa non riesce a caricarlo al 100% se è scarico proprio completamente, come se evidentemente c'è all'interno, non so, per dire, una fotocamera o una videocamera, che hanno di solito batteria attorno ai 1000 mAh, una cosa del genere, e questa può ricaricarlo due volte. Come dicevo, a prova d'acqua, secondo normativa IP68, quindi 2 metri di profondità, questo recita. La potenza della luminosità è 100 lumen, quella bianca la più alta, e la vita dei LED, che appunto danno la luminosità, viene data per 36.000 ore. Questo è quanto. Io l'ho provata in campeggio quest'estate e devo dire che mi sono trovato bene. Che altro si può aggiungere? Niente, ecco, il costo, mi sembra che l'ho pagata un 15 euro, una cosa del genere, era in offerta. Adesso magari costa anche meno, perché pian piano queste cose qua, quando escono, hanno un costo, poi dopo il costo scende. Ecco, niente, volendo. Mi sono dimenticato una cosa: può resistere a un peso di schiacciamento, c'era scritto attorno ai 50 kg, 60 kg, quindi schiacciata, resiste anche a questa cosa. Niente, mi sento di consigliarla se appunto è una cosa che può risultare interessante per l'attività che si fa, e basta. Ecco, è tutto qua. Vi ringrazio, ciao, ci sentiamo alla prossima.